Questo programma è offerto da Amadori, Bicchieri Bianchi Aristea, Ricotta Fresca di Pecora, Azienda Fiore, Mortadella Gran Re, Beretta, Salame Milano, Citterio, Caciocavallo Cordisco, Ferrarini, Mozzarelle Fresche, Caseificio Mirabella, Caffè Kimbo Classico, Pasta Fresca di Semola, Lo Priore, Tonno Mare Blu, Scadatelle Semi di Finocchio, Pistillo. Pago tutto, pago sempre, ma poi penso che non ricevo mai. Che nessuno se ne accorga mai. Tutto gratis, senza pagare nessuno mai. Tutto gratis, da casa con B. Oggi inizia il nostro fine settimana, almeno per noi che stasera ci divertiamo, e io mi sono vestita di rosso e nero proprio per la partita che ci sarà domenica alle 4:30 del Foggia. Cioè, sì, una volta lo hai detto. E che cosa è successo? E oggi vincerà, cioè domenica vincerà sicuramente. Infatti vuoi che è meglio. Come sei scottish? Hai visto? No, sono rossonera. Ma sei anche molto scozzese. Sì, gli abiti sono sempre... Sembra un po' un vampiro guardandomi nella telecamera. Sì, rossonero, sì. E gli abiti sono sempre di moda chic, sempre loro. Falli vedere, in piedi. Oggi sono più bassa, ecco perché dici in piedi. Siliconate. Sì, sono di plastica, si possono vedere anche i miei piedi. Cioè, si vedono i piedi, pensate un po'. Se volete potete vedere i miei piedi, però ecco, non ve lo consiglio perché ho dei piedi orribili. È uno scoop incredibile oggi. Sì, felicissimi. Oggi parliamo di due argomenti. Uno più serio. E uno più che vorresti scintillante. Dire? Che vorresti dire? È perché uno è più serio e uno è più scintillante. Guarda la faccia scintillante. Comunque ti volevo solo dire seria. Che ti sei fregato la mia scaletta. Ah sì, scusami. Grazie. Che differenza c'è tra queste due scalette? Che questa non si legge. La tua è sporca di rossetto però. Vabbè, lasciamo perdere. Perché? Chi sono gli ospiti di oggi? Allora, oggi abbiamo Massimo Samele, presidente Avis di Carapelle. Benvenuto. È una mia amica che si chiama... Non lo dire molto questo fatto. Che sì. Si chiama Nunzia Giambattista ed è una cantante. Benvenuta. Cioè tu hai tutte amiche cantanti. Vabbè, ma lei è un'amica particolare. Perciò? Noi abbiamo un gruppo, io, lei e un'altra ragazza che però non canta, fa scenografia d'Urbino e siamo... Cioè avete un gruppo di cantanti con una cantante che non canta. No, abbiamo un gruppo di amiche che si chiama Too Many Suricati. Devi dirla per forza tu questa cosa. Too Many Suricati. Abbiamo anche la sigla in realtà di questo gruppo. Cosa la devo capire, cioè, i suricati sono delle proscimmie. E noi eravamo tre suricati. Cioè, no, la sigla me la fate... No, non conviene. È ridicolo, okay. Nel privato magari, in un altro momento. Ed è andata tutta ad un pigiama party che abbiamo fatto una sera, non mi ricordo dove. A casa mia. A casa sua, dove io continuavo a dire non guardate i miei peli e mi coprivo. Siamo comunque in televisione, tu saresti la presentatrice di questa trasmissione. Vabbè, c'è da vergognarsi perché no, una donna... sto cercando di guardare i peli. Sì, non penso ci sia da vergognarsi che una donna abbia i peli, soprattutto se è in compagnia delle amiche. No, non ti preoccupare, tu hai i peli? No. Se anche li avessi li ho coperti molto bene. Ecco, infatti. E quindi io continuavo a dire non guardate i miei peli, e poi a un certo punto abbiamo iniziato a cantare, a ridere. Come no, la cosa dei suricati è nata perché Sara non sa dormire senza toccare le persone. Ragazzi, qua è soltanto una spiegazione.
Oh, il pusher. E basta. Non si fanno nomi, non si fanno nomi. Quello che hanno arrestato, ora manca e si vede. Allora, insomma, il discorso è questo. Io quando dormo devo toccare le persone. Se dormo con qualcun altro, devo toccare qualcun altro. Cioè, o si mette a koala, o ti accarezza le mani, e quindi è come i suricati. O tocco i piedi, devo per forza toccare qualcuno. Esattamente come i suricati, e quindi da là è nato il gruppo Too Many Suricati. Storia interessante. No, sono felicissimo, veramente. Cioè, ora anche per lui la vita ha un senso migliore, sì, Too Many Suricati. Carmine, noi l'anno scorso avevamo gli High Wolf, che dicevano una marea di cazzate, però erano... Invece, cioè, oggi Sara ha i peli sulle gambe. No, oggi no! Oggi no, però quel giorno ce l'avevo. E non volevo che loro me li guardassero. Ma voi donate il sangue? Io no, perché ho paura di farmi il prelievo. È una stupidaggine. Tu? Io non sono ancora andata a fare la visita per vedere se posso donare il sangue. Ecco, ma ci andrai, sì, ci andrai. Sì, sì. Mio padre è donatore di sangue. Oh, è donatore di sangue, perché lui è sicuramente donatore di sangue, perché lui è il presidente dell'Avis di Carapelle. Oh. Noi siamo abituati qui a ospitare Rosaria Marcello, che è la presidentessa dell'Avis di Foggia. È molto più facile essere presidente dell'Avis a Foggia che a Carapelle, diciamo, in un certo senso. Diciamo. Sì. Quanti soci Avis di Carapelle ci sono? Allora, Carapelle oggi conta, proprio ad oggi, quasi 200 soci. Che sono tanti in un paese, diciamo, come Carapelle. Sono tanti, io dico che ce ne potrebbero essere di più, perché molti ragazzi non donano. Hanno la fobia del lago, la paura di provare, o stupidamente dicono la frase detta: non ho sangue per me, lo vado a dare agli altri. Ah, ecco. È inconcepibile, cioè, nel senso, non capiscono che cosa dicono. Cioè, certo, assolutamente. Tu perché hai paura? No, ma io non faccio neanche l'analisi del sangue, perché ho proprio paura degli aghi. Nonostante mia madre sia infermiera, cioè, comunque potrebbe farmelo lei stessa, però io ho proprio paura. Però rispetto a tanti anni fa, tu vuoi, eri ancora piccola tanti anni fa, quando, insomma, per fare un prelievo del sangue c'era un agone che era brutto, avevano paura un po' tutti quanti, me compreso, adesso è facilissimo fare un prelievo del sangue. Le siringhe erano in vetro, quindi venivano... Certo. Venivano disinfettate bollendo l'acqua. Sì, insomma, quando ero piccolo io c'era ancora l'iniezione a casa, mia nonna aveva l'iniezione di vetro, che era una cosa assurda. No, per me anche farmelo con la farfallina mi fa paura. Cioè, con la siringa non lo potrei proprio mai fare, mai. No, vita mia. Devi provare, perché è una cosa sicuramente bellissima. Sicuramente. È una cosa bellissima. Ci sono giovani alla Avis di Carapelle? Sì, sì, ci sono giovani. Anzi, molti, io prendo in considerazione sempre una ragazza che... aveva la voglia, raggiunto i 18 anni, voleva assolutamente donare. Solo che, come dire, donare è semplice, ma molte volte non è facile o immediato in quel momento, perché bisogna vedere se i valori del sangue sono ottimali. Quindi donare il sangue significa prima di tutto star bene personalmente. Certamente. Quindi non avere... malattie ereditarie, o comunque sapere di avere alcune patologie in genere. Quindi magari in quel caso, in quella domenica, in quel giorno che la donatrice e il donatore voleva fare questo gesto, non sapeva che magari prendere un farmaco come un antidolorifico il giorno prima per un mal di testa va a influenzare sulla non donazione. Ecco. Quindi, io ieri ho preso Loki, quindi... Quindi non ti facciamo donare, pensa a un poverino che riceve il tuo sangue. Impazzisce, impazzisce, cioè minimo. Pensa se poi riceve anche il sangue suo contemporaneamente. Diventa come minimo suricato anche lui, insomma, no. Però almeno peggiore. Riceve sangue canterino, insomma. Sì, canterino, però se lo riceve solo da lei crescono subito i peli sulle gambe. Bellissima, insomma, lasciamo perdere. Da quanti anni c'è l'Avis a Carapelle? Carapelle l'anno prossimo festeggia 15 anni. Ah, 15 anni è proprio tanto. Abbastanza. Cosa manca all'Avis di Carapelle? Prima di dirmi cosa manca all'Avis di Carapelle, presentiamo lo sponsor. Cosa manca a noi, lo sponsor di oggi? Per chi ci chiama oggi dalle 15.30 allo 081
330035 può vincere 4 pacchi di pasta fresca di semola da 500 grammi, antiche tradizioni. Quindi vincerete 2 kg di pasta di semola fresca. Vediamoli, vediamoli. Eccoli qua. Buoni. Qual è la pasta che ti piace di più? I troccoli. I troccoli, a te? Lo stesso. I troccoli? Non riesco a vederle tutte. C'è troccoli, orecchiette, tagliatelle. Ma le tagliatelle. Le tagliatelle, sì. Le tagliatelle. Diciamo che sì. Il troccolo però vince. Le tagliatelle. Le tagliatelle. Sì. L'ha detto uno proprio. Le tagliatelle. C'è qualcuno nel nostro pubblico che approva le tagliatelle, però sì, non lo presenteremo. Sì. C'è qualcuno nel nostro pubblico che non si è voluto sedere e verrà punita, e che è una donna, molto presto, sappiatelo, ecco. Una sciabolata in testa, voi non potete capire, ma io... Fatti e riferimenti a cose e persone sono puramente casuali. Puramente casuali. Dicevamo, giovani ce ne sono, c'è anche una coppia che appena sposata è andata a donare, io ho schiacciato su internet. Sì, allora l'ho pubblicata sulla pagina della Vesticare Pele perché lei era già donatrice. Federica. Quindi, Federica, quindi ha coinvolto il marito, da pochi si sono... erano sposati e quindi gli feci la foto perché quel giorno sono riusciti a farlo insieme, certo. Perché anche Federica ha donato. Ecco, l'uomo può donare ogni quanto allora, tempo? Allora, per legge, parliamo delle regole fondamentali. Il donatore deve essere maggiorenne, quindi 18enne, deve essere superiore a 50 kg di peso. Io non so se ce la faccio. Piero, tu superi abbondantemente. Tornando al discorso di prima, in buona salute, in almeno... buona salute. Si spera che lo sia, in senso che certo. Prima di fare i vari controlli. Il donatore, allora, noi parliamo di donazione di sangue intero, quindi il sangue per intero come viene preso dalla vena, con tutti i suoi emocomponenti. Certo. E quindi una donazione di sangue intero, tra una donazione di sangue intero e l'altra, devono passare 90 giorni. Mm. Sia per l'uomo che per la donna? 90 giorni. Sì. Quindi l'uomo può donare massimo 4 volte in un anno. La donna invece per legge non lo può fare solo 2 volte l'anno. Quindi 180 quindi che, giorni, ogni 180. Sì, però diciamo che se rispetta anche i 90 giorni, 100 giorni, e lo fa, faccio un esempio, la prima donazione viene fatta a gennaio, la seconda donazione viene fatta ad aprile, per il resto dell'anno non può più non donare. Non può più donare, non può più donare. Ecco. I giorni, i tempi sono passati, però deve rispettare. Questo in età fertile. Ecco. Perché? La donna sappiamo che ha il suo ciclo e quindi perdita di minerali, comunque sia di sangue e tutto il resto, quindi il problema è del ferro e così via. Quindi una donna in menopausa può donare di sì. Più, può donare come di l'uomo. Più. Come l'uomo, può donare. Superata l'età fertile può donare come l'uomo. Tu sei in menopausa? Perché... No. Io no, purtroppo. Purtroppo! Quindi un donatore giovane, quindi parlo ai giovani, lo può fare dai 18 anni ed è costante, se lo è costante, fino ai 65 anni, ecco. Per legge. Come si svolge la donazione a Carapelle? Perché allora, a Carapelle non c'è l'ospedale, ovviamente. No. Allora, noi come associazione organizziamo una raccolta sangue e lo facciamo preferibilmente la domenica. Anche noi volontari siamo, diciamo, più liberi, ma non solo, diamo anche la possibilità a chi... Io faccio molto, molto leva su questo. Un artigiano che ha un'officina o un commerciante che ha un negozio, se deve fare un gesto del genere, quindi una donazione, non penso che chiuda anche per un'ora, 2 ore l'officina. Certo. E quindi è più facile farlo di domenica, certo. Che è un giorno dove la maggior parte siamo liberi. Quindi a Carapelle organizziamo le raccolte sangue di domenica, tutto però sempre in collaborazione con il centro trasfusionale, perché noi siamo, appunto dico, organizzatori. Quindi il programma viene fatto di solito l'anno precedente, quindi un esempio, io ho già proposto al centro trasfusionale di Foggia tutto il calendario per le nostre date, una bozza, per l'anno prossimo, quindi 2017. Ma quindi viene una camionetta? Viene un'equipe. Proprio un'equipe. Quindi un'equipe, un medico, 2 infermieri, un tecnico di laboratorio, 2, 3 infermieri, l'equipe è gestita da certo. Loro stesso. Certo. Fortunatamente noi a Carapelle, per un decreto legge del 2015,
ci è stata accreditata, quindi è stato accreditato il poliambulatorio, quindi è una struttura anche nuova. Nuovo, e quindi noi le raccolte sangue le facciamo nel poliambulatorio, con le date prestabilite già dal calendario. Qual è la prossima data? Prossima è il 18 dicembre, l'abbiamo fatta il 30 di ottobre, quindi domenica scorsa. 18 dicembre potete andare a votare, no, quella era prima, era il 4, a donare. Non c'è bisogno di essere carapellesi. No, però allora io dico una cosa, il donatore è un volontario e quindi è libero di fare le sue scelte. Carapelle quindi lo facciamo per il paese di Carapelle. Però non per questo, ci sono alcuni di Foggia che per motivi organizzativi è venuto a donare a Carapelle, sempre restando della volontà di lasciare, fare la donazione per l'AVIS di appartenenza, quindi per l'AVIS di Foggia. Ecco. Quindi che cosa succede? Che la donazione viene raccolta a Carapelle, ma la donazione stessa come carico va all'associazione di appartenenza. Ho capito. È preferibile farlo nel proprio paese, quindi, perché comunque sia noi, in base alle raccolte, quindi alle donazioni, abbiamo il contributo e con tale contributo portiamo avanti l'associazione stessa. Assolutamente. Carapelle ha 6.500 abitanti, quindi, cioè, ce ne possono stare molti di più. Ma dopo questa trasmissione domani saranno tutti quanti così, quanti pronti. Cambiamo un pochino argomento, poi ritorniamo, vero? L'argomento sangue mi terrorizza. Ti terrorizza addirittura. Però se una persona... Però volevo, proprio per, come dire, fargli capire un po' il terrore da metterlo da parte. Io quando parlo con i ragazzi, perché molte volte, una volta all'anno lo faccio nella scuola media, quindi organizziamo una giornata, andiamo a parlare con i ragazzi di terza media, sono i più grandicelli del nostro paese, perché non abbiamo un istituto superiore, diciamo così. E parliamo del volontariato, e in questo caso noi da volontari dell'AVIS, cosa facciamo? Il volontario che cosa fa? Io dico sempre una cosa, sì è vero, c'è la fobia, la paura del lago, quindi del sangue, però mettiamoci dalla parte dei bisognosi. Un genitore che ha un figlio, che ha un problema legato a una malattia del sangue, o indubbiamente alla sala operatoria, cioè in senso del discorso, farebbe di tutto per... far sì che il figlio stia bene, quindi se c'è bisogno di una trasfusione e lo deve fare frequentemente, costantemente il genitore è sotto pressione perché vuole il bene del proprio figlio. Quindi mettiamoci dall'altra parte e pensiamo a che detto cosa poi, possiamo fare noi. La paura del lago, che può esistere, si vince immediatamente. Cioè quando lo fai la prima volta poi non te ne accorgi neanche. Ma non si sente neanche dolore. La durata è all'incirca dei 5-7 minuti, 10 minuti. Non ci vuole niente. Ti metti col cellulare, oppure ti fai selfie. No, mi dispiace, perché comunque è una cosa che a me piacerebbe tanto fare, tanto, però... Entro fine giugno faremo donare Sara, attenzione. No, mi piacerebbe davvero tanto, ma io non lo faccio neanche per la mia salute. No. Lo devi fare per la tua salute, però. Cioè, nel senso, anche se dovessi fare dei controlli, io non li faccio. Tra l'altro, se doni il sangue ti controllano anche, cioè, egoisticamente parlando, è anche una cosa... No, non, nel senso che ho proprio un... Cioè, tu fino ad ora, in 20 anni, non hai mai controllato... Io anche quando mi dovevano fare il vaccino, ma anche quando me l'hanno fatto a 17 anni, io ribellavo il mondo. Cioè, urlavo, scappavo, mi nascondevo, perché ho proprio il terrore, cioè è proprio una fobia fortissima, come chi ha paura. L'hanno fatto? E poi hanno preso per i peli delle gambe. Ma piangevo tantissimo, perché io ho proprio paura. Vedi un po', ma te la faremo vincere questa paura. Oh, ora tocca a te intervistare Nunzia. Addirittura, allora mi siedo comoda. Siete amiche. Ma posso fare una piccola domanda? Sì. Ma quel serpente è vero? Sì, è vero. Guarda che schifo. Vai. Non per tanto da andare. È un serpente che vive qui dentro. In questo momento è dietro. No, senti, tenda. Allora. Non iniziamo. Io non sto scherzando. Niente, non ti preoccupare. Non scherziamo, vedi che c'è il terrore. L'ultima volta ha visto un serpente? No, veramente. Però è dall'altra parte. Se ti giri dall'altra parte lo vedi.
No, ma sei serio? Sì, sì, veramente. No, allora. Sì. Allora, no, ma non ti fa niente, non ti preoccupare. Si chiama Michele, si chiama Michele. Sì, stiamo scherzando. No? Ok. Come la mia paura degli altri. Cioè, il problema è che noi ce l'avevamo, poi Sara se l'ha immagnato. Cioè, quindi... Ho fatto bene, Sara, grazie. Amo i serpenti. Sì, si è fatto spaghetti, scavo spaghetti e pitone. Aglio, olio e serpente. Cicatelli e pitone. Ma possiamo tornare seri? Sì. Io ho preparato cioè, già tu una... Cioè, dici a noi possiamo tornare seri, è bellissimo. Ho preparato una sfilza di domande per te che ti farò in questa sede, ma no, scherzo. Beh, raccontaci com'è nata la tua passione per la musica. Allora, la mia passione per la musica è nata quando avevo la tenera età di... No, 10 anni più o meno. Non lo so, puoi guardare lì. Guarda, viene da guardare questo. Sara, perché capito, sì, come se stessimo a casa mia. Non so che sono troppo bella. E niente, in realtà è nata, no, è nata molto prima, cioè quando ero piccola già canticchiavo a casa mia, così, dando fastidio ai miei genitori, che ovviamente non mi sopportano più, vorrebbero solo fucilarmi. Poi vabbè ci sono stati vari spettacoli, per esempio col lavoro di mia madre a Natale organizzavano gli spettacoli per i dipendenti e i figli dei dipendenti. E lì ho fatto la mia prima scusa? Mia madre lavora alla Downy Ambiente, ex Downy Ambiente, attuale a mio di Bari. Organizzavano questi spettacoli all'Angas, diciamo che quella è stata la prima volta in cui mi sono esibita davanti a un pubblico. Come è stato esibirsi per la prima volta? Ma ero contentissima, vabbè, super spaventata perché ero veramente piccola. La prima esibizione sì, avevo forse 7-8 anni, ero davvero davvero piccola. Ero iper spaventata, però ero stracontenta. E cosa hai cantato? Il primo anno Gocce di memoria di Giorgia. Ah, è anche difficile. E il secondo anno My Heart Will Go On di Celine Dion. Ah, cioè tutte difficili. Eh sì. Vabbè, avevo la voce... una normale, volevo un gatto nero, ero una bambina... No. Vabbè, avevo la voce bianca, ero piccolina. Anche quindi... adesso immagino, no? Sì. Sì. No, vabbè, non voce bianca però, una voce abbastanza squillante. Com'è la voce di Nunzia, da cantante? No, mi piace. Ti piace? Cioè... Sì. E noi cantavamo insieme, ecco, che infatti domanda questa ci sarei arrivata, ci sarei arrivata. Pure Paola e Chiara cantavano insieme, ma stavano secondo voi, tutte e due. Cioè. Infatti poi arrivate... Ma non penso che se tu chiedevi a Chiara come la voce di Paola, lei ti diceva no, Chiara fa solo. Vabbè, mi ho detto che è brutta o bella, cosa ha di particolare, no? Vai a chiedere all'acquarulo se l'acqua è fresca. Sì. Lo so, penso che sia dolce ma allo stesso tempo aggressiva, al punto giusto. Ah, che vogliamo fare? La vogliamo sentire? Sei pronta? Sempre. È sempre pronta. Allora facciamo così, sentiamola. Lo scettro. Un pezzo bellissimo, devo dire, tra l'altro. Brava, brava. Non Intente, ti arpionare la pelle come no, prima. No. No, non è stata lì ad arpionare. Ok. È un pezzo di Elisa. Sì. Oh, ma Elisa lo sa? Che gli... No. Non credo. Mi piacerebbe tanto farglielo sapere, poterglielo dire. No, in sì. No, ma ti segue, Elisa ci segue. Anzi, sì, ciao Elisa. Appello, Elisa. Oh, noi Elisa, ti salutiamo. Elisa. Luce si chiama questo pezzo. Attenzione, attenzione. Ecco, nel frattempo io cado. Sì. Come mai questo pezzo di... Come mai? La voce di Elisa è molto particolare, sì. Molto bella secondo, sì, sì. Secondo me, anche perché raggiunge delle tonalità molto alte, quindi... Ma tu sei sicura di fare un pezzo così difficile? Guarda che se sei brava poi qua inizi a firmare autografi a tutti, eh? Sì. Mi voglio fare un selfie con questa ragazza io. Vabbè, in luce di Elisa, mi fanno segno, che è successo? Un secondo. Beppe Vessicchio dirige, sì, l'orchestra. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Non scherziamo. Non c'è nessun sorpresa. Che è successo? No, nel senso ha detto stop. Hai un nome, cioè, come ti chiami? Nunzia Giambattista e basta? Oppure hai un nome? No, non sono ancora arrivato. Giusto ricato One. Ma guarda, mi chiamerei Nunzia e basta, che già di per sé un nome è Nunzia. Troppo comune. Quindi... No, vabbè, Nunzia, vabbè. Ci siamo, regia? Cosa facendo? Sta andando a trovare Elisa a casa sua. Sì, magari sì. Lo sta chiamando. Telefonico. Nel frattempo il bello della diretta, vuoi dire qualcosa? Cioè... Niente, no. A chi dedichi questa canzone? Parla al microfono. Sì, giustamente. A chi dedico questa canzone? Non lo so. A tutte le persone che ci stanno guardando, grazie, siete lì, non lo so chi. È vero, è benissimo. L'imbarazzo è fantastico. Siete nel mio cuore. A questa telecamera. E la cosa più bella di... Va bene.
niente, non voglio fare. La cosa bella. Filtra alt e canch, giusto per sbloccare il computer. Sì, esatto. La cosa più bella è che quando abbiamo detto parla, inquadrate me, ecco, parla al microfono, lei ha detto sì, è vero. Cioè, tipo quelli malati di corde vocali. Sì, è vero. Ora inizio a parlare. Va bene. Allora, iniziamo. Andiamo in pubblicità. No, sto scherzando. Andiamo in pubblicità. Andiamo, non andiamo neanche in pubblicità. Continuiamo, no. Perché il computer c'entra il teccanch, c'entra il teccanch. Tra l'altro, voi non sapete. Io sto andando in giro, sì, qua. Tranquillo, rilasciamo il. La si, prossima... è rotto il si è bloccato in questo momento il computer, perché il computer risale al 1418, è stato il primo computer al mondo, ce l'ha Teledown, l'ha comprato proprio Teledown, quindi ringraziamo. Che facciamo? Andiamo, non possiamo neanche andare in pubblicità. No, vabbè, allora, parliamo. Continuiamo a parlare. La tua prima Piero, io voglio sapere che cosa ti sei mangiato oggi. Perché? Perché sì, mi interessa. Ah, una cosa interessante, non ho mangiato neanche io. No, ecco. Nessuno ha mangiato. Vabbè, magari ci andiamo a mangiare una cosa insieme. Dopo ci andiamo a mangiare una, sì, una pizza. Però ce l'abbiamo portata pure... No, io ho mangiato. Io ho mangiato la faccia vostra. Stavo dicendo, hai cantato questo. Com'è stata la prima performance? Cioè, tutti quanti alla fine... Sì, vabbè, perché poi ovviamente vedi la bimbetta, piccolina, ero anche molto carina quando ero piccola, cioè insomma sono cresciuta male. Anche adesso, però, insomma, da piccola... no, dai, perché? No, da piccola ero veramente carina. E allora vedi la bimbetta tutta piccola, carina, che poi ti canta una canzone del genere, allora tutti da mia madre... Apoteosi! Sì. Tua madre faceva, è mia figlia, sì, mia figlia! Madre... No, mamma è una persona, è l'esatto opposto a me, una persona molto composta. Sempre... Ma che dice del fatto che tu sia una cantante? Oh, questo è un bell'argomento. Lei lo vede, cioè allora io vorrei fare del canto il mio lavoro in un futuro, cioè nel senso vorrei proprio, infatti sto vedendo di partecipare ai provini per amici, insomma sto cercando di fare questo percorso. Lei diciamo che non è mai stata molto, molto d'accordo con la cosa. Nemmeno io sarei d'accordo per i provini da amici, però questa è una cosa... No, vabbè, lei nel senso è d'accordo finché il canto sia un hobby. Però diciamo che altre, cioè spera per me in altre prospettive di studia! Vita. Esattamente. Infatti lei va all'università. Ecco, cosa fai? Scienze investigative. Scienze investigative, sì. Addirittura. Perché cioè, devi sapere... Non c'entra niente, vuol dire. No, devi sapere che a me serviva un agente dell'FBI che controllasse il mio fidanzato. Sì. Allora che cosa ho pensato? Ho detto vabbè, adesso siamo... e là lo lascio e là lo trovi. Ho detto vabbè, adesso siamo all'inizio e non c'è bisogno. Quindi Nunzia, tu vai a studiare, fai scienze investigative. Quando poi ti sarai laureata, che ci servirà questa figura, nella mia vita servirà questa figura, tu avrai un lavoro. Un titolo, è potrai così, farlo, capito? È così che lei, per avere il lavoro da parte mia, ha iniziato a studiare. La droga circola parecchio tra i giovani, lo stiamo notando in questa trasmissione. Oh, che possiamo, andare in pubblicità o vi racconto la storia della mia vita, vi canto una canzone? No, perché sono bloccati i computer, quindi siamo costretti a non andare in pubblicità. Ma qual è il tu, problema? Va bene? Ma sì. Attenzione al serpente. Lì, no, allora, sai. Non c'è vedi che, non sto scherzando, io sono davvero terrorizzata. L'ultima volta che mi è capitato di vedere un serpente, ero in villaggio, al mare, allo Iulia. Stavo appoggiata al palo della rete da pallavolo. Stavo appoggiata alla rete, al palo della rete da pallavolo. Insomma, a un certo punto una mia amica, che sa benissimo che è il terrore dei serpenti, mi guarda e mi fa, non si è spostati da là senza girarti. Ovviamente la prima cosa che fai quando dicono non girarti è ti giri. Mi sono girata, mi sono trovata questa specie di, non so che serpente fosse, comunque con la bocca aperta a 2 centimetri dalla mia spalla. Con la bocca aperta. Ho iniziato a correre, che veramente penso che Bolt sarebbe rimasto 100 metri indietro probabilmente in quel momento, e a urlare per tutto il villaggio. Questa cosa è rimasta per tutto il resto e della settimana. E poi l'hanno arrestato lo spacciatore, quindi non l'hai più no, visto. No, ti giuro che era vero. Infatti sì. Mi hanno preso in giro tutti per una settimana per il mio scatto felino, quando ho visto il serpente. Io non ho mai visto un serpente. Meglio per te, Sara, sono felice per te. Faremo un'altra puntata solo con rettili come quella. Vedrete serpenti di tutti i tipi, sì, l'abbiamo già fatta. C'è un ragazzo di Ordona, che è di Garapelle, ma vive a Ordona, che ha tutti i tipi di serpenti, lucertole, coccodrilli. L'importante è che non me li mettono addosso. Per sicuramente te li mettono addosso, io non vedo l'ora di farsi fotografare insieme a te i serpenti. No. Sì, assolutamente. Che famo, possiamo andare in pubblicità? No.
No, vai avanti, torniamo a parlare di Carabelle, è bellissima questa cosa. La vostra associazione, diciamo, non, è, non vive un periodo fantastico, anche perché, innanzitutto è una cosa bellissima, non avete la sede a Carabelle. Assolutamente sì. Cioè la sede in questo momento è nel box di casa tua. È a casa mia. Il box ne fa parte, diciamo, della, della sede, perché abbiamo, possediamo un PC, un portatile, quindi il portatile ce l'ho portato di mano in casa, ma molti documenti sono negli scatoloni giù nel box. Eppure Carabelle ha diversi locali, no? Senti Piero, io voglio fare un passo indietro, cioè molti mi dicono vabbè questa amministrazione, ma l'altra che ha fatto, perché poi alla fine si scaricano i barili uno con l'altro. In 15 anni, quindi in 15 anni c'è stato il tempo nelle varie amministrazioni di poter alloggiare l'associazione. Non lo so, siamo sfortunati, non ci hanno mai trovato una, un locale. Quindi né quello di adesso, Capozzo, che quello di prima, Palomba. No, tornando indietro nei 15 anni, Capozzo è stato anche di nuovo. Ah, cioè quindi, Capozzo per ben due volte. Due volte, quindi nella sua prima amministrazione, diciamo, di quando l'Avis era presente, comunque non... Non siamo riusciti, ma diciamo mai? Che inizialmente eravamo in appoggio anche nella sede della Proloco di Carabelle, quindi dividevamo i locali, poi forse anche non ne facevo parte io in quel periodo, diciamo, dell'Avis come donatore o come dirigente della, dell'associazione. Poi è nata in noi proprio la voglia di andare avanti con i nostri passi, quindi le sedi man mano prese e lasciate erano in affitto, quindi le affittavamo con il contributo, diciamo, che noi avevamo, quindi gestivamo l'associazione anche con l'affitto, la luce. Però puoi capire che come dire, la quota, diciamo, che viene data alle associazioni è in base alle sacche fatte durante l'anno. Quindi che cosa succede? Se oggi, quest'anno ne ho fatte 300, ma l'anno scorso ne ho fatte 100, prendo il contributo di 100, quest'anno ho il contributo dell'anno scorso. E quindi se io non ho i soldi per pagare l'affitto, che faccio? Senta, cioè, comprare che se non c'è una sede ci sono meno donazioni, perché non c'è, manca un punto di riferimento. No, in questo magari, caso, no? Allora, tornando indietro, all'inizio anche avevamo preso una sede dove siamo riusciti, erano in due stanze, ma un locale, una stanza era adibita alla raccolta sangue, lo facevamo in sede. Poi il proprietario di casa, per problemi personali, quindi ha voluto indietro il locale nell'arco della fine dell'anno, quindi siamo stati costretti a lasciarlo, e in quel caso abbiamo chiesto aiuto al parroco della chiesa di San Giuseppe, all'epoca era Don Angelo Festa, dove ci ha accolti, quindi le poltrone, perché noi possediamo due poltrone idonee, quelle per la donazione, quella per la donazione, e in questo caso una ci è stata data dall'amministrazione Palomba e un'altra ci è stata donata da un privato, da un costruttore edile, quindi mi sfugge il cognome, quindi non vorrei, insomma, sbagliare, e quindi possediamo queste due poltrone. Quindi nei locali della chiesa, oltre alle due poltrone, abbiamo un armadio, un armadietto metallico e delle sedie che usavamo nella sede. La legge ancora non era in vigore, però le raccolte le facevamo nei locali della parrocchia. Oggi comunque non potremmo farle. Certo. Quindi comunque sì, abbiamo il materiale ancora nella parrocchia. Il parroco ci chiede di poterli togliere perché ha bisogno di ristrutturare, quindi ci troviamo a avere del materiale quasi buttato fuori. Oh, allora, mi sembra assurdo che in una città, perché 6.500 abitanti significa città, non ci sia un locale comunale per ospitare un'associazione di volontariato, non è che andate a fare i festini, insomma. Qui parlo dell'amministrazione, in questo caso, perché parlando di sede, io ho fatto la richiesta sede, per una sede idonea alla nostra associazione, ma continuano a ripetermi che non hanno sedi, non hanno locali comunali da poter darci in gestione. Ma tu sei di Carabelle, quindi avrai sicuramente individuato dei locali. Ci sono dei locali, ma sono in vendita, li hanno messi in vendita. Quindi.
Hanno venduto la biblioteca. Che non si poteva vendere, tra l'altro, ma questa è un'altra... Quindi immaginiamo un locale. È un'altra per fare storia. Cassa, quindi... Vabbè, ne parliamo però dopo la pubblicità, perché adesso possiamo andare in pubblicità, è una gran cosa. 0881 330035, naturalmente, io lo dico a beneficio di un'informazione corretta, se volete dire la vostra, anche per contestare quello che sta dicendo lui, quello che sto dicendo io, potete chiamarci liberamente, siamo in diretta, quindi lo diciamo anche alle varie amministrazioni, amministrazione Paloma, amministrazione Capozzo di Carapelle, 0881 33 0035, il confronto è la cosa migliore, a noi interessa che l'Avis possa avere una sede, poi chi possa assegnargliela non ci interessa, ci interessa che un'associazione di volontariato possa fare il proprio lavoro. Chiamateci anche se volete parlare con l'amica dei serpenti, certo, con l'amica dei peli alle gambe, oppure se volete vincere la pasta. A tra poco. Ciao. I supermercati Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convi sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a Casa Convi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Biscotti di Leo. Tutto il buono di una volta. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. C'è voglia di buono oggi nell'aria. C'è voglia di genuinità. Di delicatezza. Di cremosità. C'è voglia di stracchino nonno Nanni. Quel gusto fresco e leggero che da sempre ci conquista. Stracchino nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Il nuovo magazine ti ricorda che puoi seguirci in diretta TV sul canale 87 di Teledauna. E in questo numero, 4 chiacchiere in rosso nero, intervista a Christian Agnelli. Cucina, dolce di novembre, la tradizione del grano cotto. Con Convi vai gratis al cinema e al teatro. Seguici ogni giorno sul canale 87 di Teledauna. Nutrizione, applicata allo sport e all'esercizio fisico. Lifestyle, agli italiani la palma d'oro per paure e fobie. Tempo libero, luci d'artista, una spettacolare esposizione d'arte luminosa. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre e sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Siamo tornati. Siamo tornati. Scusa, vai in primo piano. Ripeti, come hai fatto? Siamo tornati. Oh, e c'è una telefonata. C'è una pronto? Telefonata. Pronto, buon pomeriggio. Oh, chi ci chiama? Adoro. Carlo. Hai indovinato, Sara? Yeah, Carlo Ugoladoro, come sì, stai? Ma che cos'è questo sfondo? Bellissimo. Non lo so, è lo sfondo del... Si abbina bene, bene. Pit stop. Allora, Carlo, tu sei donatore? Non lo posso fare, Piero. Non lo puoi fare? No. Hai le tue cose? No, non ho le mie cose, c'è una patologia. Lo so, io scherzo. Sì, non è che... Ma io vorrei dare anche un volto a queste voci, però... No, ma Carlo verrà in trasmissione. E è vero, Carlo? Quando vieni a trovarci? E quando mi invitate vengo. Carlo, tu sei sempre invitato. Un giorno inviteremo Albano e tu farai un duetto insieme ad Albano. Ma va dai. Bene? Sei sì, contento? Solo che dovrai fare Romina Power. No, Romina Power la può fare Sara. Ci mettiamo la parrucca bionda. Somiglia un po' a Romina. Ma che cosa? Sono molto più brutta. Allora, per te abbiamo una domanda. Come si chiama la santa patrona di San Severo? Senti là dietro, tutta a suggerire. Non mi viene. Oh. Lo so. La Madonna del... Se tu soccorso. Bravo! Madonna soccorso, bravo, complimenti. Ci sei mai stato alla festa della Madonna no, del Soccorso? No, non mi veniva, Piero. Non ti veniva? Non lo so, perché fanno 3 giorni di festa. Giustamente, vabbè, anche tu. Hai che la se lingua. Non sbaglio, sparano anche i fuochi d'artificio. Sparano, ci sono i fuglienti, quelli bellissimi, che corrono. L'ho una cosa fantastica, che ti devo dire. Cioè, uno spettacolo, mamma mia, lasciamo perdere. Allora, hai vinto... 1 chilo di pasta fresca di semola delle antiche tradizioni, 4 pacchi, te li scegli tu poi, se vuoi 4 orecchiette, un tocco e 2 orecchiette. Me ne hai detto prima 2 chili. 2 chili. 2 chili, hai ragione, 1 chilo me lo volevo fregare io, hai ragione. Ah, 1 chilo lo vuoi tu? 2 chili, sì, hai ragione, scusami, perché 500 per 4 fa 2 chili. Non ho fatto le scuole fattizie, lo scientifico quando l'ho fatto io non era un granché. Oh. Allora, hai vinto 2 chili di pasta antiche, tradizioni. Qual è la pasta che ti piace di più? I troccoli. I troccoli, bravo, sempre. Abbiamo gli stessi. Con la ricotta tosta, no? Comunque, ma proprio non so come li chiamano. I troccoli? No, no. A San Severo li chiamano indorch. E a me, Bretonia? Non lo so. Indurch. Oh, madonna mia. Qua voi come li chiamate? A Carabelle come si chiama? I truccoli. I truccoli. Ma le donne vanno bene, i turci che i secce. Ah, buoni! I secce margherite o i secce manfrede? Sarebbero le vongole. Le seppie. Vabbè, allora. Ci devi cantare una canzone. Io cercavo di evitare questo momento, però ci devi cantare una canzone. Temporeggiavi, ma... Vuoi cantarci un pezzo di Laura Pausini? Lo sai che vorrei evitare questo momento. Perché? Perché?
Per non cantare, Piero, lo sai. Devi cantare, già, Carlo, devi cantare. Devo cantare, poi... Cioè, mi interrompe e dici che non devo cantare più. Dai, fammi sentire un pezzettino. Non fa niente, no? Ma tu, noi ti amiamo per questo. Sì, sì. Canta una canzone non di Gianni Morandi. No, 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 di Celentano. Lei dice Celentano. Bella, mi cioè, piace. Cioè, fratello, qua, siccome siamo a casa nostra, queste si stanno prendendo il caffè. Cioè, scusatemi, sì. Oggi sono un po' stanco. Vai, Carlo. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre uniti dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, non può sanare la testa. E basta, cioè Carlo, non è che sono tristi che non sanno più cos'è l'amore, sono tristi perché ti sentono. Oh, povero piccino. Io te l'ho detto. No Carlo, sei fantastico. Facciamo un applauso a Carlo perché è l'uomo più simpatico in assoluto. Grazie Carlo. Grazie a voi. Sei fantastico. Beh, siamo sentiamo... la coppia più bella del mondo. Lo sai che da lunedì si vincono i biglietti per il cinema, il teatro e la lirica? E quindi noi ti aspettiamo. Mi raccomando, da lunedì dovete chiamare tutti quanti, dovete fare la spesa da Convì, anzi facciamo vedere lo spot. Lo spot, perché noi già domani su Teledauna vedrete la parola chiave, torneremo a dire la parola chiave, dovete segnarla, andare al Convì, fare la spesa, c'è scritto tutto, anzi guarda. Supermercati Convì vi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convì TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convì sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a casa Convì, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convì e seguire Teledauna conviene! Oh. Avete capito come dovete fare per vincere i biglietti per il cinema, il teatro e la lirica? Tu hai capito? Capito bene, quindi da domani la parola chiave, lunedì faremo la prima estrazione. Lei estrarrà le palline, attenzione, le famose palline, e dovrà battere Federica che l'anno scorso era bravissima col suo putubum, 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 poi le spiegheremo, era ancora giovane. È arrivato il momento di sentir cantare Nunzia, finalmente, l'altra volta non ce l'abbiamo fatta pochi minuti fa, ma adesso ce la faremo. Sei pronti? Pronta? Partenza? Via! Eccola qua. Dicevamo, Luce di Elisa, dirige l'orchestra... Sara Vessicchio. Sì. Canta Nunzia. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese, ma scelgo di essere libera.
prima. Brava, la cantante. Io scelgo sempre bene le mie compagne d'avventura. Oh, che meraviglia, oh, che meraviglia. Sei bravissima, hai una voce fantastica, la canzone era già bellissima, però ecco, non è facile fare un pezzo del genere, cioè, no. Però io ho la passione di Elisa da quando sono nata, cioè la mia cantante preferita da sempre, quindi conosco le sue canzoni più o meno a memoria, praticamente, ho studiato tutte le sfumature, tutto praticamente. Non avevi neanche un buon ritorno di... Infatti, è vero. Quindi è brava. Sì, assolutamente. No, è veramente brava. Di qualcosa anche tu. Vabbè, bisogna sapersi adattare. Lei è rimasta ferma, poi si guardava. Cioè, ma quante erano belle. Proprio le amichette, le commarelle. Sì. Un cuori, sto abbiamo... facendo un cuoricino, ma nessuno me ne qua. Ah, pensavo fosse tipo una tracheotomia. Vabbè, considera che noi il nostro percorso musicale l'abbiamo iniziato insieme. Cantavamo nello stesso gruppo. Ecco, poi lei ha smesso di cantare, perché non canta mai, però non fa niente. Infatti, vabbè. Sì, canterò. Canterò. Pronto. È un'esperienza forza, che poggia, mi ha pronto. Chi ci chiama? Buon pomeriggio a tutti. Buonasera. Come io va? Questa voce. Chi è tua mamma? Mia mamma? No. Chi è? Con chi parliamo? Aurora. Sarà. Sarà. L'Aurora. Te l'abbiamo cantata, eh? Oh, grazie. Come stai, Aurora? Bene. Hai notato come lei ha cantato bene? Sarà l'Aurora? Sì. Infatti. Sì. Cioè, sì. L'unica cantante muta al mondo. Vabbè, dai, canta da sola. No, non mi piace questo nome. Sì, va. Sarà, no, non mi piace questo sarà nome. Sarà. No, praticamente devi sapere che c'è un piccolo problemino. Sì, ogni giorno il padre è rimasto chiuso nell'autolavaggio, il gomito che fa contatto con il piede, sarà. È andata una bruschetta nell'occhio. Non lo stai nell'occhio. Dicendo sul serio, vero? Okay. È morto il cane della nonna, sì, poi... È che in questo momento, sì, in questo momento con le persone che sono in studio il nome, questo nome è un po' strano perché vabbè. Potevano chiamarci tante persone però ci hai chiamato proprio tu e visto che io non credo alla casualità ti farò la domanda più semplice. Non abbiamo... Aurora, sappi che non ho capito niente neanche io. Anch'io, di quello che io, però. Sì, ma il problema è che... Cos'è tra amiche? C'è parecchio, cioè, ci vuole parecchio tempo per smaltire tutte le cose che si è fumata prima di entrare. Sì, calmati, sola papà, dai. Allora, vogliamo sapere almeno 4 gusti di pizza. Vogliamo sapere almeno 4 gusti. Scusa, puoi ripetere? Con calma, non lo dire proprio alla napoletana, vai. Vogliamo sapere almeno 4 gusti di pizza. 4 gusti di? Di pizza. Di pizza. Capricciosa, margherita, marinara, diavola. Bravissima! Brava. Qual è la tua preferita? La diavola. Brava, abbiamo gli stessi gusti. La tua preferita? Mia? Tutte. Tutte, bravo. Quella che capita. Quella che capita. Basta che si mangia. Infatti vedi perché lei si è incupita? Perché? Mi scusi signora, non è per voi assolutamente. Portate no, un bellissimo no, nome. Assolutamente. A me il nome è molto piace. Anche a me piace il nome in sé per sé. Vabbè, lasciamo perdere. Aurora, hai vinto 4 pacchi di pasta fresca di semola da 500 grammi. Quindi di antiche tradizioni. Grazie. Dici una ricetta al volo, una ricetta al volo. Cicatelli con la verdura, preferisco. Ma che verdura? Che tipo di verdura? Qualsiasi verdura, bietola, borragine, rape, tutto. Buone, maracioli. Maracioli, sì, vero. Brava Aurora, brava, mi piace. Anche un po' di verdura mista pure. Mista, sì, rucola, sì, mi un fa po' piacere, di tutto. Mi fa piacere. Oh, adesso mi fa piacere ancora di più perché devi cantare. Allora, il ritornello, Renato Zero, I migliori anni. Oh, bellissima. Oh, va bene. Canterà anche Sara con te. Non può perché le è rimasto un piede attaccato al gomito del nipote. Non può. Sì. Vai. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita.
canzone, tra l'altro. E dopo questa canzone devo dire che adesso il tuo nome mi piace. Ecco. Va bene, pensa quanto è lunatica questa donna. Vabbè, Aurora, grazie per averci chiamato. Dai, chiamaci, grazie a voi. Sì. Chiamaci di nuovo perché io voglio conoscervi tutti meglio. Va bene. Buona domenica a tutti. Anche a te. Ciao. Ciao. Sì. Fai qualche domanda al presidente dell'Avis, il consiglio direttivo da chi è composto? No, voglio chiedere, no. Quali sono, diciamo, le vostre iniziative? Prima di tutto le iniziative primarie sono proprio la raccolta sangue, mm-hmm. Organizzare le giornate raccolta sangue, per noi è importante farlo, proprio per dare un servizio al paese, tornando al discorso di. Poi uno dei progetti, l'avevo anticipato prima, è, chiamiamo semplicemente progetto scuola, è andare in scuola media e quindi informare i ragazzi, parlare con i ragazzi a livello proprio libro aperto, senza nulla di scritto, a ruota libera. Quindi proiettando delle immagini sottofondo di musica, dove vengono raffigurate, oltre a fotografie nostre, anche articoli legati al sangue, ma non per forza che i ragazzi devono sapere o leggere a livello proprio di materia scolastica, ma proprio dare... Perché quelli poi si scoccia. Sì, bravo. E niente, quindi facciamo delle domande di che cosa hanno capito, che cosa magari vorrebbero fare, perché, ripeto, parliamo inizialmente di volontariato, quindi indubbiamente qualsiasi... che lo facciano, diciamo, l'importante è che lo facciano. E niente, poi a fine della giornata comunque gli rilasciamo un piccolo gadget, un ricordino, un Avis Carapelle, e in questo caso ci dovrebbe essere un ritorno, no? Perché loro non lo possono fare, però tornando a casa i genitori magari erano sempre intenzionati a farli e non sono mai venuti o sono già donatori, e comunque con quel... la penna, il righello, può essere un qualcosa. Oltre legato a quello, un librettino che prendiamo stampato da una società che lo fa di legge, la Emo Servizi, dove prendiamo anche i distintivi, perché devi sapere che i donatori ricevono, in base a quante donazioni fanno, un diploma e un distintivo. In base a, quindi, al raggiungimento hanno il distintivo, a parte da distintivo in rame, argento, argento dorato, oro, oro con rubino e così via, oro con diamante. Chi ha fatto più donazioni a Carapelle? Quante ne ha fatte? Allora, il donatore, se vuoi posso fare anche il nome, perché insomma, la fine, Tarantino Stefano Giovanni, ne ha fatte, se non ricordo male, intorno ai 73-74 donazioni. Fantastico. Nell'arco della sua vita da donatore. Bravo Stefano Giovanni Tarantino, bravo, 70 donazioni sono tante. Ma no, dietro di lui ci sono altri, stanno raggiungendo i 70-65, quindi comunque ci sono. Per farlo, per raggiungerlo, bisogna farlo da giovani. Da giovani. Però la cosa anche più bella e soprattutto è che questa persona è stata in salute per poter fare tutte queste donazioni, quindi comunque è anche un impegno che una persona prende nel mantenere i valori del sangue. Per il donatore c'è un piccolo ritorno, diciamo così, praticamente con la donazione lui fa un gesto, un bel gesto, e praticamente a casa riceverà poi nel tempo giusto del laboratorio, dell'ospedale, quindi riceverà a casa le analisi di base del sangue. E queste sono importantissime, è vero. Proprio perché il donatore deve star bene, quindi è una prevenzione per il donatore. Quando si dona, c'è ancora appena finito di donare il cornetto? Sì, il ristoro, cioè, perché deve farlo. Il donatore, anzi, voglio proprio usare la telecamera e quindi ribadire a tutti i donatori, anche i frequenti, quelli abituali, è bene fare prima della donazione una piccola colazione. Ah, quindi non a digiuno? Non a digiuno. Ah, ecco. Di non grassi, quindi va bene il caffè, va bene il tè, va bene il succo di frutta, va bene le fette biscottate con marmellata. L'importante è che siano priva di grassi, quindi il cornetto, il latte. Cioè si può mangiare, perché prima non facevano mangiare. Parentesi, no? Apro una parentesi. Non perché... vada a danneggiare il sangue, cioè mangiamo, quindi il sangue è fatto, si nutre,
per evitare che quando si ricevono poi le analisi a casa i valori siano sballati. Certo. Ah, ecco, ecco, è giusto. Quindi bisogna fare una piccola colazione, quindi partire da casa con un caffè, un succo, un tè. Ti fa stare comunque bene, in effetti, sì, sì. Sì. Giusto. Telefonata, pronto? Pronto. Buon pomeriggio. Bonsoir. Buon pomeriggio. Con chi parliamo? Bartolomeo. Bartolomeo. Mitico Bartolomeo, Bart per gli amici, Bart. da Troia. Sì. Da Troia. Come stai, Bartolomeo? Bene, bene, voi grazie. Beh, mi fa sei un donatore tu, Bartolomeo? No, purtroppo no. Non ce la faccio. Peccato, peccato, peccato. Sono come Sara, Vabbè. Paura vabbè, degli aghi? Sì. Sì. Gli aghi, gli aghi. Ma sono la stupidaggine gli aghi. Però gli aghi, quando è necessario lo faccio. Un giorno andiamo insieme io e te. E io faccio vedere, io proprio gli aghi non mi spavento. Io porto una bella torta per fare colazione poi tutti insieme. Sì, sì, come l'altra che hai portato l'altro giorno. Ma la devo portare. Non l'ha portata. Vabbè, Bartolomeo, c'è una domanda da parte della simpaticissima Sara. Sì, come si chiama il ragazzino pestifero della famiglia Simpson? In italiano. Bart. Altrimenti detto Bart. Sì, bravo. Bravo. Hai scelto un'ottima domanda, brava. L'hai fatta tu la domanda? No, l'hai fatta tu. Bravo. Sì. Hai vinto 2 chili in 4 confezioni, però. Scelto, di sì, pasta sì. Fresca di semola delle antiche tradizioni, che è questa che vediamo. Qual è la tua pasta preferita? I troccoli. Ma nessuno fa le tagliapelle, mannaggia la miseria. Anzi, colgo l'occasione per dire che io domenica voglio ancora una volta i troccoli, grazie. Sì, lo stai dicendo a tua moglie? Sì, ma lo sai che tua moglie sta raffreddata, quindi domenica le devi cucinare tu? Ma io sono un gran cuoco. Ah. Stefi, confermi? Io spero che Stefania confermi. È svenuta. Confermi. Ah, che voce sexy che ha. Ma è piccinissima, sta proprio male. Cioè, sì, comunque era Carmine che stava aiutando. Lo so. Ciao. Io sono il presentatore, ciao. Sì. Grazie, sai ci devi cantare una canzone. Esatto. Bart. Come sempre, vabbè. Che cosa ci canti oggi? Ehi. Romagna mia. Ah, bella. Beh, Romagna. Vai, tipica di Troia la canzone proprio. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei volare dalla mia bella. Bravissimo, ma Vanda, perché la Romagna? Ti piace la Romagna? Sì. E le piadine? Sì. Si mangia le tagliatelle là, Anche. Bravo. E le piadine? Anche, voglia. Bravo Bartolomeo, grazie per averci chiamato. Grazie, ci sentiamo presto, soprattutto perché da lunedì potrete vincere i fantastici biglietti del cinema, del teatro e della lirica. Partecipante. Grazie. Bravo. Ora, sentiamo un'altra canzone. Fantastica Nunzia, Nunzia. Nunzia. Ci canterà un'altra canzone bella, che si chiama... Oh, è bellissima quella. Com'è che si chiama? Big Black Horse. Fantastico. And the Cherry Tree. Sì, bello, mi piace. Sì, come però mai? Dopo la dobbiamo far parlare, perché non sta parlando per niente. Non sta cantando, sta parlando, la facciamo parlare. Comunque, volevo avvertire tutti che Piero è molto più magro di quanto sembra in TV. È vero. Volevo dirlo. Sappiatelo. È vero. Vabbè, ma te ti conosco, quindi non vedo la differenza tra la TV e la realtà, capito? Cioè, guardami. È vero, grazie. Puoi fare un primo piano su Sara. Sì, no, il mio naso. Pachiderma, in realtà sono mezzo pachiderma. Mi posso assicurare che... No, davvero, cioè io ho visto il programma, credimi, da casa sembri molto Sappi più che grosso. Tu sei la ospite di Conviti. Nel frattempo mi sta che amo di più. Sappilo, dopo quello che hai appena detto. Anche tu sembri un po' più grassa. Sappiate che il mio naso dal vivo è molto più grande di quello che sembra. Assolutamente. Quando Sara viene in redazione, se noi sentiamo bussare, chi è? Il naso di Sara! Sara sta in redazione! Sì, è vero. No, scherziamo. Allora, non è vero. Sei non pronto, regista simpaticissimo? Maggiorissimo presentatore, no. Fosse una volta che è pronto. Dopo ne parliamo. Anche stavolta non è cosa. È morto.
Parliamo, invece, ecco. Facciamola parlare. Facciamola, allora, continua la nostra video intervista. Sì. Che potete trovare soprattutto stasera su YouTube, perché noi tutte le puntate di Casa con V le pubblichiamo sul canale YouTube, quindi sulla pagina Facebook con VTV, e quindi potete rivederle qualora ve la foste persa. Mm-hmm. E quindi raccontaci invece poi dopo della tua prima band. Oh, la mia prima band era composta. Sono? No, certo, mi pare giusto. Allora, la mia prima band si è creata in primo superiore ed era composta da me, Sara. E andavate a scuola insieme. Sì, sì. Siamo andate alle medie insieme, alle superiori insieme, sia al Marconi che al Poerio. Insomma, sì, abbiamo fatto tutte le classi insieme, sì, praticamente. E, niente, era composta da me e Sara, che eravamo le cantanti. Mm-hmm. E poi avevamo al basso e alla chitarra i due gemelli. Maruotti. I due gemelli Maruotti. Che salutiamo. E infatti, che adesso stanno intraprendendo una fantastica strada come tecnici del suono, praticamente. E la batteria Francesco Pece, che tra l'altro era il figlio del nostro professore d'inglese. Francesco? Pece. Che salutiamo sia il professore che Francesco. Black Horse, ciao a la tutti. Canzone, Black Horse. Sì, va bene, ok. E niente, che abbiamo fatto? Allora, inizialmente, allora, a che io ricordi, abbiamo partecipato al contest del Martini Café, uh-huh, che fu la prima occasione in cui Sara fu conosciuta e poi presa in braccio dalla cupola. E poi dovete avere, non vuol dire che ha aderito a un clan mafioso, cioè no. La cupola. No, la cupola sì. È un'etichetta discografica. No, è un vivaio d'artisti, una factory. Sì. Dove ci sono artisti cantanti e artisti muti. Artisti muti come me. Sì. Ma è anche una specialità, un nuovo genere. Quindi poi che abbiamo fatto più, Sara? Vabbè, facciamo le prove. Spettacoli a scuola. Che devi cantare di più in assoluto? Con me o da sola? Con te e da sola. Con Sara. Vediamo penso se lo stesso. O zombie oppure Midlife Crisis. Dai, bello, è stata molto divertente. Bello. Midlife Crisis. Fatecene un pezzo a cappella. No, vabbè, dai. No, c'è il crollo! Dai, Sara! Vabbè, facciamo il ritornello! Dai, Sara! Dai, Sara! Security, like pockets jingling, midlife crisis. I'm a perfectionist, and perfect is your skin. Non me la ricordo! Ce l'ho fatta cantare da sola, però. Va bene, fantastica la voce di Nunzia, la mia assolutamente ospite preferita in assoluto. Sara, bocciata anche oggi, niente da fare. Guardate, cantava come del film di Pieraccioni che stava nel coro, perché... E poi alla fine diceva zan zan. Vabbè, sentiamo la canzone Black, come si chiamava? Big Black Horse and the Cherry Tree. And the Cherry Tree, oh che bello, vai! Noi rimaniamo qui ad ascoltarti. Ma sì. Rimango nuda, non importa, mi alzo, vabbè. Two, three, four, When my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Woo-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. Big black horse, I look this way, say hey lady, will you marry me? But I say no, no, no. Cherry tree.
Pensate, non ballavo da tipo 34.000 anni. C'è una telefonata, pronto? Pronto? La cornetta non si stacca. Ecco, pronto? Vabbè. Chi ci chiama? Lo stupefacente ha raggiunto livelli. Giovanna! Giovanna mitica, come stai? Bene, grazie. Complimenti alla cantante, molto brava. Oh, è bene. Facciamo un applauso! Fantastica, soprattutto Sara quando ha cantato prima è stata fantastica. Avete sentito? No, ma anche Sara, brava, dai. Sì, no, è brava anche lei. Allora, anche tu non sai cantare, però, eh? Altrimenti sfigurerei troppo dopo due cantanti così. È vero. Ma dopo ti toccherà cantare. Vabbè, no, ce la fai. Oh, allora, domandona. Vogliamo sapere almeno due province della Liguria. Tu. Riattaccate, non riattaccate. La Spezia, sì. Genova, Savona. Sì. La Spezia. Bene, ha visto che le avete tenute, brava, complimenti. Fantastica. Io sono stata in Liguria, ma non avrei saputo rispondere. Fantastica, che sei andata a fare in Liguria? Cioè, dove sei stata in Liguria? A Sanremo. A Sanremo, che è in provincia di? Genova. Imperia. Vabbè, brava, complimenti, hai vinto. L'amicizia accomunata anche dall'ignoranza. Sì, ignorante. A che scuola siete andate? Al Marconi. No, al Marconi sono andato anche io e erano bravi. Ma poi siamo andati anche insieme al Poerio. Ecco, cioè, avete distrutto la scuola in un minuto. Hai vinto, Giovanna. 2 chili. Sì? 2 chili di pasta fresca di semola, antiche tradizioni, da 4 pacchi, da 500 grammi. Grazie. Avete visto oggi come sono felice? Sì, il metadone te lo diamo dopo. Dai, sei caffè. Oh, allora, è bastato un po' di caffè. Brava, cantaci una canzone. Allora, Bella di Jovanotti. Oh, gira il mondo. Vai. Bella come una mattina, d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre t'allontani stai con me forever. Bravissima! Gira, gira il mondo, e gira il mondo, e gira te. Ti parlo e non rispondo. Sapeva solo il ritornello, la sembra. Complimenti, hai vinto. Prima avevi già vinto. Sì. Oh, chiamaci perché da lunedì puoi vincere i biglietti. Certo, bravissimo. Carmine, preparati per l'altra canzone, però nel frattempo volevo sapere, avete finito con i problemi o ce ne sono altri? No, i problemi secondo me non finiranno. L'associazione mai. Con più problemi al mondo, poverini. No, dispiace. Penso che ci siano altre associazioni con problemi veri. Sì. I nostri sono risolvibili. Un altro problema che abbiamo è che praticamente noi come associazione abbiamo l'obbligo di essere iscritti al registro regionale del volontariato. Vabbè, è ovvio, no? È ovvio, ma non lo siamo ancora. Ah.
Dopo 15 anni? No, dopo 15 anni c'è stato ogni anno praticamente va rinnovato, cioè la regione deve sapere che questa associazione esiste. Certo. Ci sono stati dei problemi come parliamo ultimamente, cioè io nel 2013 ho fatto di nuovo l'istanza e per legge va fatta al comune di appartenenza, è il comune che deve inviarla alla regione Puglia. Questa istanza è andata avanti, cioè, l'ho inserita, l'ho protocollata, l'ho fatta protocollare, ma praticamente era quasi ferma, per non dire ferma. Nata anche da, che ne so, il funzionario che all'epoca mi disse, vabbè, ma dove la devo spedire? Non lo so io dove la devi spedire, ma non è mio il problema, cioè, il problema è il mio, ma non... Sei un funzionario comunale, insomma. Comunque. Mi sono dovuto informare personalmente tramite il Cesevoca, che è un'altra associazione che riunisce le associazioni. Quindi mi hanno aiutato e l'indirizzo ho preso, consegnato, inviato. Dopo qualche mese, tenendo presente che su al municipio ci vado quasi, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, durante la settimana. Faccio un salto proprio a vedere le mie due richieste a che punto sono. E quindi mi sento dire, ah, ti cercavo. Beh, se mi cercavi c'è la carta intestata dove c'è il numero di telefono. Poi a Caravella è quello, non è che sì. È una città molto grande. Comunque ti volevo avvisare che praticamente dalla regione Puglia mi è arrivata questa mail che ci sono degli articoli sbagliati. Hai sbagliato gli articoli. Ho detto, guarda che io non ho sbagliato niente. Io ti ho consegnato dei documenti, gli articoli magari sono stati inseriti male e quindi sbagliati, quindi rifiutati dalla Regione Puglia e quindi rifai un'altra volta tutto. Ritorno a Cesevoca, mi danno la dritta via e praticamente parte questa istanza. Dalla Regione Puglia mi arriva un giorno una raccomandata con ricevuta di ritorno per conoscenza, perché va a chiederlo al comune, quindi al sindaco. Praticamente si richiedevano due documenti, atto costitutivo e lo statuto. Praticamente non sono ancora arrivati, non erano ancora arrivati, non sono stati spediti. Passato del tempo, io mi sono messo sul mio computer, ho contattato la Regione Puglia, mi hanno risposto, diciamo, mi hanno telefonato, volevano sapere un po' com'era il problema, che io ho detto, se è possibile li invio io i documenti per avviare, e praticamente mi hanno detto che non è possibile, quindi è il comune che deve farlo. Un giorno mi richiamano su negli uffici, dove praticamente sicuramente avranno avuto la chiamata dal responsabile regionale, e quindi mi hanno interpellato, sono riandato sopra, ok, vediamo di portare avanti questa pratica, di fare e di dire. Però che cosa è successo? Dopo neanche un mese, questo è passato un po' di tempo, mi arriva un'altra lettera dalla Regione Puglia dove mi avvisa che purtroppo la pratica non può essere portata avanti, perché dal 2013 al 2015 è una cosa di nuovo. E quindi va rifatta di nuovo. Bellissimo, cioè, è una cosa assurda. Le norme sono cambiate, l'istanza deve essere dal 2015, giugno 2015, l'istanza non viene più proposta via cartaceo al comune, ma telematicamente, quindi mi sono dovuto iscrivere, non era quello il problema, inserire tutti i documenti, inserire tutte le carte, ma praticamente è sempre il comune che deve fare delle verifiche, quindi ricevuta avuta dal sistema che ho inserito tutti i documenti è andato tutto a buon fine, mi indicava di inviarla al comune di appartenenza tramite PEC. Noi abbiamo una PEC, una posta elettronica certificata, e l'ho inviata. Dato che volevo essere molto sicuro che fosse letta, mi sono stampato quella ricevuta e l'ho portata a protocollare, praticamente gliel'ho portata due volte nell'istanza. E quindi che cosa è successo? Questa istanza è ancora in fase di... siamo nel 2016 e io non so se sono iscritto ancora al registro regionale. Si scorda mai la prima repubblica, ma
che ci... Ma che avrà? Ma quella è al comune di Carapelle, cioè colpa tua! Il comune di Carapelle fa. Vanno a fare un sacco di cose! E questa cosa fanno non è fanno tante cose! No, la cosa che, la cosa che magari mi dà un po' letteralmente un po' fastidio, più di una volta, è non perché ho come dire, voglio essere, perché io sono il presidente, a me non mi interessa, io non ho questo interesse. Ma vabbè, io tengo a precisare che il sindaco non mi ha ricevuto una volta nel suo ufficio. Quello c'ha da fare un sacco di cose. Cioè, Quindi parlare per le scale o parlare davanti al portone, non per... Cioè, dopo 5 minuti sicuramente avrà dimenticato anche chi sono io e che cosa... Sindaco di Carapelle, Remo Capozzo, amministrazione comunale, impiegato, ricevetelo perché... Non è una bella figura quella che fate, siccome non siete fessi, siete persone intelligenti, io lo so perché vi conosco, vivo anch'io a Carapelle, e diamoci una mossa, perché se no poi lui torna qua, dice di nuovo, poi sfottiamo, è brutto, non è bello solo. Oh. Più che altro, Piero, non voglio che mi ricevano, voglio che portano avanti, portate avanti questo impegno per il sociale. C'è una telefonata. Pronto? Pronti? Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Io sono il papà di quella signorina che sta allo studio. Ma bellissimo, l'acqua. Non la riconosco. Perché? Perché la vedo trasformata, non, anche se so bene quali sono le sue doti canore. Però stasera sono rimasto veramente sorpreso. Ma non perché è mia figlia. Io ho visto dei video. È veramente brava. È vero. Io noi la anche, volevo dire che anche il mio papino c'ha la passione per il canto. Abbiamo sì, anche dei video. Anzi, io ho visto dei video proprio ieri sera, no, sì. L'altro ieri. Ho visto i video dove voi cantavate insieme. Ma bellissimo. Sì, sì. Allora, papà denuncia, devi venire in trasmissione. Ambientale. Che cosa canta tuo padre? Allora, papà predilige Zucchero, Fausto Leali, perché aveva la voce molto... Sì, esattamente. Infatti, proprio il video di cui parlava Sara, cantavamo Ti lascerò di Fausto Leali a Anna Oxa. Ti lascerò! Esatto. Devi sentire che si pizzù. Esatto. E allora, vi vogliamo entrambi in trasmissione? Ci stai? Come si chiama tuo padre? Michele, ci stai? Va bene, quando volete. Ma bellissimo, applauso al papà! E allora facciamo una cosa. Ora lei ti dedicherà una canzone, Ma no, fate un pezzettino insieme. Ce la fate, c'è il salto del digitale. A distanza, via satellite. Provateci. E potete cantare? Ti lascerò perché. Vai, sentiamo ti lascerò. Solo che sono le parole davanti. Michele? Come scusi? Devi abbassare il volume del televisore e tu devi seguire tuo padre perché lui non si sente. Sì. Ok, via! Spero di ricordarmi le parole. Ti lascerò andare e le parole non me le ricordo più. Che figura! Beh, papà, fai direttamente il ritornello, da! Dai, ritornello! E come fa? Dai, iniziano, dai, io ti seguo. Papà, ti lascerò vivere, ti lascerò crescere, ti lascerò anche sbagliare. Ok. Ti lascerò vivere, ti lascerò crescere, ti lascerò anche sbagliare, che non me la ricordo, sbagliare, hai visto che voce, bravo, Michele ha detto il Fausto Leali di Capitanata, bravo. Ti aspettiamo in trasmissione? Sì. Adesso però è lei che canterà un'altra canzone, che è? Qual è? Heartbeats. Va bene, io vi saluto. Grazie per questa... Papà, ti abbiamo salutato già una mezz'oretta fa. Saluto anche il presidente dell'Avis di Carapelle. Grazie. È lui il papà donatore. È lui un papà donatore. Bravo, sei anche un donatore. Bravo. Che carambata, ma fantastico. Ciao. Grazie. Ciao, papi. E vai, allora tocca a te, Nunzia. Come mai questa canzone?
Questa è una delle mie canzoni preferite. Ah, ecco perché. Sì. Questa è una delle mie canzoni preferite. Perché, vabbè, allora esistono varie versioni di questa canzone. Diciamo che l'originale è un po' elettronica, diciamo così. Solo che non tanto mi piace la versione originale. Perciò, cioè quella che propongo oggi è la cover della cover. Cioè, nel senso, di questa canzone è stata fatta la cover da un chitarrista molto bravo che si chiama José González, alla chitarra. E quella che propongo io è la cover al piano della versione alla chitarra. Prego, allora come si chiama? Arbis. Bellissima, bellissima. Ma, grazie. E poi devo dire, le hai cantate tutte bene, ma questa l'hai cantata con più sentimento. Sì. Boh, non so se è stata la chiamata di papà o cosa, però insomma, bello, bello. Ma io ho un altro scoop. Lo sai lei che cosa sa fare con la lingua? Il trifoglio. No. Sa fare il trifoglio. Cioè? Vedi? Anzi, vedete tutti? Vabbè, tu lo sapevi fare? Aveva fatto una cosa fantastica, l'hai massacrata alla fine, praticamente. No, anche sì. Quello è un talento. Tu cosa sai fare con la lingua? Niente. Fai un monofoglio, no? No, io voglio dire una cosa qui in diretta davanti a tutti. Ecco. Io e Annunzia siamo state molto amiche negli anni. Cioè, ora sta per farti una rivelazione, in realtà... No, ci conosciamo da tanti anni, dalle medie ormai, tanti anni sono, 8-9 anni, anche 10. Sono 10 anni che ci conosciamo, abbiamo litigato tanto, ci siamo ammazzate a volte anche. Non di botte, grazie a Dio. No, c'era, stava succedendo. Un giorno c'eravamo quasi, però non è successo. Però volevo dire che nonostante questo io le voglio proprio tanto, tanto, tanto bene. E la volevo abbracciare. Abbracciatemi, abbracciatemi, ma fantasia. Va bene.
cielo azzurro Berlino, la fantasma. Vabbè, dopo gli accoppiamenti finiamo, Sì. Sì, è stata una cosa bellissima. Allora, noi ringraziamo Massimo Samele, presidente dell'Avis, ringraziamo anche Antonio Ricci, Antonio Tarantino, Carmela Casbarro e Paolo Macchione che fanno parte del consiglio direttivo. Ci auguriamo, guardatemi dal comune di Carapelle, che qualcosa si possa risolvere. Guardate lo sguardo torvo, l'occhio torvo, alla tenente Colò. Risolviamo qualche problema, perché qui stiamo parlando di volontariato, stiamo parlando di donazioni di sangue, di persone che non stanno bene e che vanno aiutate. Non vi costa molto spingere il bottoncino, mi raccomando, avete il posto fisso, come dice Checco Zalone, qualcosa fatela. Anzi, io voglio leggere ne fate tante, scusami, ne fate tante, perché io non voglio dire che voi non facciate tante cose, perché lavorate sicuramente al meglio, però una cosa in più la potete fare. Io voglio leggere una frase che c'è scritta qui: il sangue è preferibile comprarlo anche al costo di 400.000 euro anziché raccoglierlo in provincia con un costo di 60.000 euro. Cioè, è stata la risposta che ti è arrivata? No, questa l'ho saputa direttamente dal direttore del trasfusionale, non sono dati, non è... Praticamente qualche anno fa il trasfusionale ha avuto un problema tecnico organizzativo a livello di direzione sanitaria, e praticamente tutte le uscite programmate, come dicevo prima, sono state bloccate perché l'equipe, non lo so, in questo caso non voglio sbagliare, non voleva uscire, perché praticamente per loro la domenica è uno straordinario, perché loro fanno dal lunedì al sabato. La Brariola, è giusto. Quindi allora che cosa succedeva? Magari a livello direzionale volevano fare un forfè e non pagare. Allora io sto a casa, non esco. Quindi le uscite sono venute a mancare. Quindi il direttore fece all'epoca in un dibattito, fece proprio dei conti veloci per dire noi l'equipe, un'uscita dell'equipe ha un costo. 1000 euro più o meno, intorno ai 1000 euro o poco più dei 1000 euro, quindi 60 uscite all'anno sono 60.000 euro. Allora, quindi la direzione non voleva pagare 60.000 euro di uscite, quindi di straordinari, ma quando c'è l'esigenza del sangue, lo comprano. Viene come dire, comprato, anche se a livello regionale c'è una coalizione, quindi direttamente possono andare da Foggia a Bari, a Lecce, comunque la sacca al costo della lavorazione, intorno alle 200 euro. Ecco. Quindi alla fine 60 uscite al costo di 60.000 euro, 200 euro ne costano molto di più. Certo, assolutamente. Vabbè, lasciamo perdere. Ringraziamo fantastica Nunzia, ci ha fatto emozionare, che verrà ci ha fatto ballare, vi siete abbracciate, avete fatto comunque, ha chiamato il papà, qualunque cosa, un reality, oggi, ci fa secondo. Sì. È molto brava, è molto bella, è simpatica, somiglia ad un'attrice... Ornella Muti, non lo dico. No. Ok. Quale attrice ti dico? No, è perché Ornella Muti, me l'hanno detto un sacco di volte. Oh, somiglia a un'attrice, voi siete... di un film di Carlo Verdone, un'attrice spagnola che faceva Marisol, vattela a vedere, sei uguale. Beh, ormai mi hanno dato somiglio. Lasciamo. Mi hanno dato date. Io somiglio a Carlo ormai. Verdone. Io somiglio alla presentatrice che vedrete lunedì sempre qui su questa sedia, seduta a parlare con voi e a rispondere alle vostre Verdone. Telefonate. Sì. E quindi ci vediamo a lunedì. Io ringrazio Piero, ringrazio tutto lo staff. Ringrazio anche Emiliano, ciao! E niente, ci vediamo lunedì. L'uso delle sostanze tossiche nei giovani fa male. Sappiate. Ma non uso niente, ciao! Grazie, ciao! Pago tutto, pago sempre, ma poi penso che...